Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Come certifica Ipsos in un sondaggio fatto per il Corriere della Sera, nelle Marche è avvenuto il ribaltone perché il centrodestra vola al 49% dei consensi. Parliamo delle Marche, dove vede il candidato di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, il candidato Acquaroli, avanti di 13 punti percentuali sul Democratico, su Mangialardi del PD. Quindi dopo un quarto di secolo, cioè dopo 25 anni sotto il governo di centrosinistra, le Marche scelgono il centrodestra, un cambio storico. Quindi domenica 20 e lunedì 21 di settembre ci saranno elezioni regionali in sei regioni dove verrà eletto il presidente della regione. Dove conosceremo poi con certezza i voti, perché per adesso i sondaggi cambiano anche drasticamente. Quindi ci sarà il rinnovo nelle Marche del Consiglio regionale e del nuovo presidente proprio della regione, ma si voterà anche in Puglia, Campania, Toscana, Liguria, Veneto, oltre che nelle Marche. Per non parlare poi nello stesso giorno del referendum che dovrà confermare il taglio dei parlamentari, quindi taglio sì, taglio no. Quindi anche se il sì era scontato, scontatissimo, con oltre l'80-85% dei consensi, ma questo sì al referendum sta cominciando a scendere perché molti cominciano a vedere questo voto sul referendum come un sì o no, come un referendum sul governo e sul Movimento 5 Stelle, più che sul quesito in sé. Quindi molti sono pronti a votare no solo per andare contro al governo e a Luigi Di Maio. Quindi appuntamento significativo e importante quello che si presenterà il 20-21 settembre, soprattutto anche nelle Marche, regione Adriatica, governata da 25 anni dal centro-sinistra, che potrebbe virare verso il centro-destra, e questo dato non passa assolutamente inosservato. Quindi l'ultimo sondaggio firmato da Nando Pagnoncelli, il presidente dei Ipsos, per il Corriere della Sera, lo stesso sondaggio che il giorno prima aveva dato in Campania la Lega al 3%, che aveva suscitato anche l'ira del responsabile della Lega proprio in Campania, che minacciava delle querele perché il dato del 3% è assolutamente illogico e irreale, ma loro hanno voluto pubblicarlo lo stesso senza porsi delle domande, senza pensare che fosse sbagliato. Ma voi sapete, Corriere della Sera, Ipsos guardano a sinistra e quindi, dato sbagliato o no, è venuto fuori, chissà, magari per sbaglio quel 3%, hanno titolato disastro Lega al 3% in Campania, quando altri sondaggi danno il partito di Salvini intorno al 15% in Campania. E così, beh, il giorno dopo esce questo sondaggio, quasi a voler rimarcare che loro non sono di parte, perché su sei regioni il Corriere pubblica solo il sondaggio delle Marche titolando Fratelli d'Italia in vantaggio del 13%, suona un po' strano il giorno dopo il sondaggio che ha fatto scandalo, dove la Lega minaccia delle denunce. Quindi che dopo 24 ore venga fuori un sondaggio di Ipsos solo sulle Marche che evidenzia il vantaggio del centrodestra era un po' come voler recuperare la situazione, naturalmente mettendo una regione dove è Fratelli d'Italia in vantaggio, specificando Fratelli d'Italia per non parlare mai bene della Lega, cioè non hanno messo il Veneto, hanno messo una regione dove c'è Fratelli d'Italia. Voi sapete che molti detrattori di Matteo Salvini che cosa fanno? Cercano di mettere più in vista la Meloni in modo da far capire che il vento tira verso la Meloni e che il partito di Matteo Salvini perde consenso, quindi elogiare la Meloni per schiacciare Salvini. Questa è un'altra di quelle sofisticate teorie e tendenze per manipolare l'opinione pubblica. Intanto
tornando alle Marche, il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia sfiora il 50% delle preferenze, per la precisione il 49%, appena al 36%, per l'esattezza 35,8%, l'esponente del PD Maurizio Mangialardi, nonché sindaco di Senigallia. Tra i due contendenti ci sono quindi 13 punti percentuali, una distanza difficilmente colmabile che confermata dalle urne rappresenterebbe un vero e proprio trionfo del centro, però vero e proprio tonfo, non trionfo, un tonfo per il centro-sinistra e un trionfo per il centro-destra. Si presenta anche il Movimento 5 Stelle, che però ha delle percentuali basse, come Gian Mario Mercorelli, avrebbe un 10%, o meglio, non andrebbe oltre il 10%, ma vediamo anche le percentuali dei partiti nelle Marche, dove vediamo che la Lega ha il 25,7%, quindi è il primo partito proprio nelle Marche, mentre il PD è sotto il 20%, per la precisione si ferma al 19%. E Fratelli d'Italia arriva al 16,7% delle intenzioni di voto, mentre Movimento 5 Stelle al 10,1% e Forza Italia invece è al 3,5%, mentre la lista civica che sostiene Mangialardi è anche loro, sono al 10%. Le altre liste di centrodestra a sostegno di Acquaroli mettono insieme il 3,1%. Da tenere a mente infine gli indecisi: il 20,8% dei marchigiani è indeciso su quale forza politica votare, mentre il 17,2% su quale candidato scegliere nel segreto dell'urna. Quindi, nonostante se ci fosse stata un'alleanza PD-5 Stelle, non sarebbero riusciti a colmare quell'oltre 13% di distacco che ha il candidato del centrodestra, quindi separati o uniti non sarebbero riusciti a cambiare probabilmente l'esito del voto che avverrà il 20, domenica 20 e lunedì 21 di settembre, come dicevamo, in 6 regioni italiane. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita e comporta un aiuto al canale ad essere più visibile. Nella community poi trovate diversi sondaggi a cui potete partecipare. Siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia, dove ci sono tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi volete in internet e fuori da internet. Grazie e buon proseguimento di giornata.